Buonasera, io sono felice di essere qui anche per ragioni private di ordine biografico e familiare. Poi sono molto contento di poter parlare stasera in un tempio. E questa condizione mi ha suggerito immediatamente un'associazione mentale che ritengo estremamente importante e che nasce dal collegamento stretto, intimo, che da un certo momento della storia umana si è instaurato tra concetto di sacro e persona umana e sua dignità. Come sappiamo, è il cristianesimo che fonda con maggiore lucidità, con maggiore intensità, con maggiore forza questo nesso inscindibile tra dignità della persona umana e concetto di sacro. E, come chi è qui sa ancora meglio di me, è quel Dio che si fa uomo, che costituisce per un verso il paradigma, per l'altro verso la più intensa rappresentazione di questa intensa relazione tra persona umana e dignità. Ma si può dire che ancora prima c'è un elemento biblico particolarmente forte che ha una sua raffinatezza tutta particolare e che si esprime in quella frase tremenda e bellissima, in quel non toccare Caino, che per un verso afferma cosa significhi immunità, cosa rappresenti, cioè l'inviolabilità del corpo umano, e introduce all'interno di questo concetto di inviolabilità del corpo umano quella particolare contraddizione rappresentata dal fatto che quella dignità è più forte del male che quella stessa persona può avere compiuto. Ecco, io credo che questo sia un punto di partenza ineludibile, anche perché quello stesso concetto che fonda appunto la categoria di inviolabilità e intangibilità, non toccare, no? Nel corso dei secoli si potrebbe dire, a uno sguardo superficiale, che è come che si secolarizzi. In realtà, ed è quanto cercherò di argomentare, c'è un continuo scambio, un rapporto costante, una relazione assidua tra il sacro e il non sacro, tra il sacro e il profano e il laico, nella vicenda dell'affermazione dei diritti umani nella storia della modernità e nella storia della contemporaneità. E quel concetto di inviolabilità conosce poi la sua prima sistematizzazione in quella formula che ha immediatamente una pregnanza talmente intensa da non richiedere spiegazione, traduzione alcuna, che è appunto quel habeas corpus, nella sua prima formulazione nel 1215 e poi in quella sua successiva elaborazione, ulteriore sistematizzazione che risale appunto all'atto fondativo che è del 1679. Ed è lì, è appunto in questo percorso
che rende l'inviolabilità del corpo umano qualcosa di intangibile e dunque qualcosa di così prezioso da assumere la forza e la dimensione del sacro, anche per lo sguardo non religioso, è lì che trova il suo fondamento lo Stato di diritto. Ecco, va tenuto presente questo scenario, perché non c'è il minimo dubbio, io credo, che la storia dei diritti umani in epoca moderna, in epoca contemporanea, sia appunto la storia di un conflitto acerrimo, un conflitto, vorrei dire, all'ultimo sangue, un conflitto aspro tra tutela della inviolabilità del corpo e tendenza a violarlo, a mortificarlo, a degradarlo. Ecco, questa interpretazione della storia dei diritti umani come conflitto perenne intorno a questa posta in gioco che l'incolumità della persona, la sua integrità, perché lì, in quel corpo da difendere, da tutelare, da preservare, che nasce, si afferma la dignità umana, ecco, questo è un modo che, a mio avviso, col tempo è diventato ancora più istruttivo, persino più fertile oggi che mai di leggere i diritti umani in epoca contemporanea. Io vi propongo ora proprio una serie di vicende, una piccola serie di vicende, dove il conflitto intorno all'incolumità del corpo e alla sua integrità si dipana come contrasto inconciliabile tra due visioni dell'umanità e dove è come se quello che prima anticipavo, una sorta di costante trascorrere da una dimensione del sacro a una dimensione del laico, ma dove le due dimensioni vicendevolmente si alimentano e si ritrovano, si nutrono reciprocamente, trovano ragioni per svilupparsi, appare in maniera, io credo, nitida. Parlerò di tre vicende e credo che si possano definire come altrettanti quadri di una sorta di sacra rappresentazione. Il primo quadro è tema bruciante, dolente di queste ore, delle ore precedenti, di questi mesi, degli anni precedenti, ed è stato tema del vostro sinodo. E una vicenda che chiamiamo con un nome che riassume in maniera, io penso, appropriata, una storia complicatissima. E il nome che diamo a questa storia complicatissima è Lampedusa. Voi provate a immaginare, per come lo avete visto in questi ultimi mesi e poi negli anni precedenti, la scena dell'arrivo dei naufraghi sulle coste di quell'isola. È appunto una scena con un tasso altissimo di drammaticità. È la più carnale e direi crudele rappresentazione di quel concetto che
per il suo troppo uso rischia addirittura di essere banalizzato, ma che quando fu pensato, Hannah Arendt aveva una sua forza straordinaria, la nuda vita. Ecco, di questo termine che si intende forse usare con eccessiva frequenza, l'arrivo a Lampedusa dei naufraghi è davvero la rappresentazione più vivida e insieme cocente, perché noi lì vediamo la nuda vita proprio nei nudi corpi, che spesso sono corpi davvero laceri, corpi seminudi, corpi intimamente allacciati, abbracciati, congiunti. Pensate a quei bambini attaccati al seno delle madri, o a quei bambini ancora dentro il ventre delle madri. Cos'altro possiamo immaginare di più rispondente a questa categoria di nuda vita? Bene, nel 1986 Primo Levi pubblicò un libro che definire straordinario forse ancora non sufficiente, Sommersi e salvare, un libro che immagino molti qui abbiano letto, un libro che racconta un dolore incancellabile. Noi costantemente assistiamo attraverso queste tragedie alle vicissitudini di sommersi e salvare, ma qui noi vediamo una sorta di insensatezza delle parole, una sorta di catastrofe del senso delle parole, una apocalisse dei concetti. Pensate, coloro che non arrivano a Lampedusa, coloro che muoiono in quelle acque, coloro che sono morte 36 ore fa, centinaia, quelli sono le vittime, sono i sommersi. Qui la metafora di Primo Levi diventa così concreta, materiale, acquosa. Sono i sommersi, coloro che finiscono sotto la cresta dell'onda e lì affogano. E questi li chiamiamo vittime. Poi ci sono i salvati, sono coloro che arrivano e toccano la terra di Sicilia, la costa di Lampedusa. Questi, nella classificazione di Primo Levi, sono i salvati. Ma questa definizione precipita immediatamente nel linguaggio pubblico e nel linguaggio domestico, nel nostro linguaggio. I morti in mare sono le vittime. I salvati, come li chiamiamo? Li chiamiamo clandestini. Gli esseri umani meno clandestini al mondo, quelli che arrivano appunto sotto i riflettori della polizia, sotto le luci delle telecamere, davanti agli occhi del mondo, quelli che sono esposti al mondo. Ricordate nella onomastica cosa vuol dire esposto? Quelli che sono esposti al mondo diventano clandestini, cioè equivalenti a una minaccia, a un'insidia, a un nemico che ci assale alle spalle. Ecco, in questo terribile slittamento di senso delle parole, quel salvati che diventa clandestini, si consuma una nuova tragedia che è intellettuale e sociale, che è una tragedia che riguarda tutti noi. Secondo quadro, l'ambiente è totalmente diverso e un reparto psichiatrico di un ospedale civile di Vallo della Lucania. Qui, nell'agosto del 2009, un uomo
viene sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, viene contenuto, ovvero legato a un letto di contenzione, polsi e caviglie, per 82 ore, per la precisione 87, perché all'82esima ora quell'uomo muore e per 5 ore non si accorgono che il suo corpo è diventato quello di un cadavere. Si chiamava Franco Mastro Giovanni, era un personaggio, come scriverà un magistrato, bizzarro. Noi abbiamo un video di quelle 87 ore. Vediamo atti che corrispondono esattamente a quello che le convenzioni internazionali definiscono trattamenti inumani e degradanti. E per 82 ore nessuno slaccia i suoi polsi, nessuno slaccia le sue caviglie, nessuno dà cibo o acqua a questa persona. Le immagini, ecco dove ancora una volta il sacro incrocia quello che è poi la vita delle persone, a prescindere dalla loro sensibilità religiosa. Noi abbiamo immagini. Queste immagini riguardano in una maniera davvero terribilmente acuta il compianto di Cristo del Mantegna, ma ricorda molto Masaccio, molto Caravaggio. Quello stesso anno, nell'ottobre del 2009, un geometra di 32 anni, Stefano Cucchi, muore nel reparto di sicurezza dell'ospedale Sandro Pertini di Milano. Il suo corpo, di persona estremamente magra, perde nel corso di 7 giorni 11 Nel corso di 7 giorni Stefano Cucchi incontra, o per così dire viene incontrato, da 147 persone. Tra queste 147 persone non una gli presta soccorso. Di più, Stefano Cucchi passa attraverso 11 istituzioni pubbliche, e questo fa sì che qualcuno abbia parlato, io credo assai motivatamente, delle 11 stazioni della Via Crucis di quel corpo che si esauriva, si sfiniva, si dimagriva, perdeva vitalità fino. Vediamo in queste tre quadri di questa sacra rappresentazione e in decine d'altre che potrei richiamare la presenza di questi tratti che ricordano i compianti medievali, i lamenti, ricordano le deposizioni di tante madri che negli obitori tanti ospedali o tante camere mortuarie accolgono nelle braccia i corpi dei propri figli. Ecco, ancora una volta, i corpi. Io ricavo da questa sorta di successione di sguardi concentrati su quadri di strazio che vedono l'evidenza di un corpo che assume il ruolo centrale dentro procedure di mortificazione,
di degradazione, di annichilimento, vedo la conferma di quello che prima cercavo di dirvi. Cioè vedo la conferma del fatto che il corpo come sede e fondazione della dignità umana costituisce la vera posta in gioco di quel conflitto che prima richiamavo tra affermazione dei diritti umani e loro negazione, ed è questo il conflitto intorno appunto al corpo come sede e come fondazione della dignità umana che si gioca questo conflitto che oggi come non mai attraversa e lacera il nostro